comitato ristretto dei sindaci chiede al direttore generale della ASL Ciano-Vasto Chieti, Tomascella, garanzie sui servizi negli ospedali della provincia. Oggi, al termine di una riunione che si è svolta nella sede della direzione generale dell'azienda sanitaria, il presidente del comitato e primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara, ha detto che il parere sull'operato del manager è positivo, ma è condizionato agli impegni presi rispetto agli investimenti annunciati. La regione poi deve avallare o meno la nostra decisione. Quest'anno abbiamo voluto dare un parere positivo. Condizionato, cosa significa? Che nel luglio scorso il direttore generale, durante un'assemblea sempre del comitato, ha portato sul nostro tavolo dei progetti finanziati sia dal PNRR che dal Fondo Nazionale di Coesione sul riordino della medicina territoriale e dell'ospedale clinicizzato di Chieti e degli ospedali periferici di Ortona, Casoli, Atessa e dell'ospedale di Vasto. Ebbene, queste proposte ci hanno convinto e quindi abbiamo voluto premiare questa intraprendenza e questo segno migliorativo fatto dalla direzione generale. Ovviamente saremo accorti durante il 2023 che tutti i progetti vengano poi portati a termine nei tempi prestabiliti. Per quanto riguarda gli ospedali, il problema più critico in questo momento è la povertà di materiale umano e quindi abbiamo bisogno in tutti gli ospedali di più medici e di più infermieri. E intanto il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ha ribadito la contrarietà allo spostamento a Chieti del servizio UFA, l'unità di preparazione farmaci antiblastici, che è un servizio importante per sostenere le attività di senologia e oncologia del percorso donna dell'ospedale Bernabeo, che fornisce i suoi preparati anche per i pazienti trattati all'ospedale di Vasto. Pieno sostegno dal comitato al primo cittadino di Ortona. Io sarò sempre al fianco di Leo Castiglione nel rivendicare questo ruolo importante dell'ospedale di Ortona, ma come mi troverei a fianco di qualunque altro sindaco, di qualunque altro collega e quindi anche di me stesso, se mi permettete questa digressione, nel momento in cui il mio ospedale tardasse ad avere quei miglioramenti che sono stati promessi.